Gli aggiornamenti con il sindaco di Orte sulla situazione nel territorio per il coronavirus. Settimana Santa 2020. Tutte le maggiori celebrazioni in diretta su Teleorte. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Anche in questa edizione ovviamente ci occupiamo in apertura del coronavirus, ma questa volta il sindaco Angelo Giuliani non è in esterna, è con noi in studio. Benvenuto sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Allora, parliamo subito della situazione del nostro territorio, quindi quante sono ad oggi le persone contagiate, qual è il loro stato di salute? Ad oggi i positivi sono purtroppo incrementati ad 8, quindi c'è stato un incremento nel nostro comune che in qualche modo però è coerente con gli incrementi che si stanno verificando all'interno della provincia di Viterbo. Per noi è un fatto sempre negativo perché significa che non dobbiamo mai abbassare la guardia e che anzi dobbiamo impegnarci ancora di più a sostenere queste persone e soprattutto a sostenere le loro famiglie, perché accanto ai positivi in senso proprio poi ci sono tutti coloro che vivono nel contesto familiare che vengono automaticamente messi in isolamento e che quindi hanno bisogno d'aiuto, in quarantena, in isolamento, hanno bisogno d'aiuto. Le condizioni delle persone io mi auguro che stiano sempre migliorando, almeno dalle informazioni che ho ricevuto c'è questo progresso, trend positivo di miglioramento verso la guarigione e mi auguro già dalla prossima settimana di poter dare delle buone notizie alla cittadinanza, ma soprattutto siamo tutti felici per loro se possono uscire fuori da questa purtroppo situazione difficile. Sì. E anche noi ovviamente ce lo auguriamo, ma andiamo, ecco, parliamo adesso di un altro aspetto, diciamo, che può riguardare appunto tutte le famiglie, i buoni spesa proprio per le famiglie in difficoltà. Ovviamente i buoni spesa sono conseguenti a due provvedimenti distinti, uno di carattere governativo, un intervento fatto dal governo appunto per andare a sostenere quelle attività che purtroppo, quelle persone che svolgevano attività e che purtroppo oggi non hanno una copertura finanziaria nell'immediato, così come anche la Regione si è adeguata con un provvedimento simile che si diversifica un po' sotto l'aspetto tecnico per la rendicontazione, ma anche in questo caso è finalizzato a garantire a tutti coloro che oggi hanno necessità di dover supportare la propria attività quotidiana, appunto buoni spesa per poter avere la possibilità di acquistare beni alimentari ma anche beni di prima necessità. Noi come Comune abbiamo fatto un unico atto deliberativo nel quale abbiamo accorpato le due situazioni, devolvendo per adesso 50.000 euro per buoni spesa. Vediamo adesso in che modo poi possiamo nell'immediato organizzare anche i pacchi spesa, che sono una realtà adiacente ai buoni spesa, per appunto andare incontro a tutte le persone che soffrono questo disagio non solo dovuto alla malattia ma anche economico, perché vuoi per il fatto che le misure governative hanno imposto la chiusura di determinate attività, vuoi perché l'economia soffre, perché c'è la restrizione nel movimento, quindi dobbiamo rimanere tutti a casa, vuoi perché di fatto poi questi sono contraccolpi fortissimi che stanno subendo soprattutto i privati, le attività private, e quindi si è reso necessario aiutare queste persone in forma solidaristica e cercare di superare almeno questo mese, il mese di aprile, per sperare poi in qualche spiraglio nel mese di maggio. Sì, quindi concretamente a questi buoni spesa, diciamo, esattamente a quanto corrisponderebbero, insomma, a livello allora, proprio... Allora, i buoni spesa noi li abbiamo graduati a seconda del nucleo familiare. Sì. Dalle 200 euro fino a 500 euro per i nuclei familiari più grandi, con tre o più figli. Ovviamente questi sono presenti, adesso non mi dilungo perché è piuttosto articolato il provvedimento, sono presenti nelle domande che il Comune ha pubblicato e che invito tutti a vedere. I buoni spesa verranno erogati con cadenza quindicinale, quindi non verrà dato l'intero importo, ma verrà dato metà dell'importo
per la prima quindicina Di giorni, di sì. giorni e poi un secondo importo. Questo ci Sì. serve sia per intanto monitorare le domande e vedere l'attendibilità delle dichiarazioni fatte, sia per capire se poi l'individuazione delle somme, così come l'abbiamo articolata, è congrua o meno e quindi poter apportare i necessari correttivi laddove c'è bisogno. Benissimo. Un'altra cosa importante che è contestuale a questi buoni spesa, io poi posso pure mostrarvi nell'aspetto, come si chiama, nella grafica, è la richiesta a tutti i commercianti e gli operatori economici della zona di aderire a questa iniziativa, perché ovviamente soltanto coloro che daranno iniziativa, aderiranno a questa iniziativa, potranno poi prendere i buoni ed essere rimborsati dal Certo. comune. Sotto questo aspetto, a coloro che usufruiranno dei buoni spesa, faccio un ulteriore appello che, oltre alle grandi distribuzioni, perché inevitabilmente loro sono quelle più organizzate e più attrezzate, io dico di porre particolare attenzione anche ai piccoli commercianti e a tutti coloro che li producono e possono vendere al dettaglio. Quindi cerchiamo anche sotto questo aspetto di avere un atteggiamento solidale per ridare un pochino di respiro anche all'economia interna del nostro comune. Quindi Benissimo. spero che tutto possa andare bene, che questo sia di grande aiuto ai singoli e soprattutto anche a quelle attività che ovviamente stanno soffrendo e si devono Ce lo riprendere. auguriamo anche noi, ce lo auguriamo anche noi. Prego. Volevo dire che ovviamente questi buoni spesa non sono la previsione della concessione dei buoni spesa non è estendibile a tutti i cittadini, ma a tutti coloro che non hanno attualmente un reddito o comunque non hanno forme di assistenza previdenziale Sì, o ci sono insomma dei pensionistica, non requisiti. hanno sì, Sì. reddito di cittadinanza, Sì. però bisogna fare attenzione perché anche le persone che hanno diritto a queste prestazioni, ma tuttora non godono di queste prestazioni, possono fare la richiesta. Quindi Benissimo. Bisogna informarsi, quindi insomma. informatevi perché in ogni caso i buoni verranno, le domande verranno recepite per email, per PEC, soprattutto al punto della GOC che è presso la Protezione Civile. Quindi se avete dei dubbi, se ci sono incertezze, qualunque cosa, rivolgetevi lì, avrete Benissimo. tutte le informazioni necessarie per poterne usufruire. Veniamo ora al tema delle mascherine, sindaco. Oh, le mascherine è un altro problema, al di là della diatriba sulla necessità o meno, sul tipo di utilizzo. Allora, più volte siamo stati sollecitati a esternare le ragioni per le quali ancora non abbiamo distribuito le mascherine che ci ha concesso la Regione. Fermo restando che la Regione l'aveva messa a disposizione della Protezione Civile per situazioni particolari, io però ve le vorrei far mostrare perché queste sono mascherine assolutamente inidonee ad un utilizzo prolungato. Insomma, sono un po' quelle le mascherine del coniglietto Banni del Presidente della Regione Campania, sono la stessa cosa. Quindi abbiamo pure per una forma, tra l'altro, di pudore e di rispetto delle persone, evitato di distribuirle. La nostra idea adesso, Sì, in che attesa arrivino che arrivino altre dalla Protezione Civile, dalla sede centrale, diciamo, no? sì, Della e Protezione Civile. soprattutto in attesa che sento dire che ci sono dei volontari che si vogliono rendere utili per realizzarne anche lavabili, quindi utilizzabili in modo continuativo e sulle quali già dico che il Comune darà tutto il suo sostegno economico e logistico. Dico che queste mascherine noi abbiamo pensato di metterle a disposizione nelle attività, negli esercizi commerciali, perché purtroppo ancora oggi, o per poca informazione o per noncuranza, alcune persone ancora ne vanno sprovviste, non utilizzano le mascherine per andare negli esercizi commerciali e quindi rappresentano una possibile veicolazione del contagio. Quindi, queste 1.000 mascherine, più o poco più, che sono usa e getta perché non hanno una tenuta a distanza, le metteremo a disposizione di tutti coloro che si recheranno agli esercizi commerciali e magari ne sono sprovvisti per evitare che ci sia la possibilità di contaminazione. Benissimo.
Io, Sindaco, ho esaurito le mie domande. Vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci? Io vorrei fare gli ulteriori appelli che abbiamo sempre fatto. Purtroppo la situazione è difficile, è inutile piangerci addosso. Noi siamo ortani, siamo abituati a combattere, a superare mille difficoltà, ne abbiamo subite tante nel passato. Però questa credo che sia la prova più dura che stiamo in qualche modo attraversando, subendo. Io vi dico, rispettiamo tutti i parametri che ci sono stati imposti, rimaniamo a casa perché ancora la minaccia è forte, non è vero che secondo me ci sia un'attenuazione perché poi sentiamo poi dai media, soprattutto dalle informazioni più Nazionali. specialistiche dei medici, che il virus è sempre in agguato e quindi credo che non dobbiamo abbassare la guardia, seguiamo a comportarci bene, usciamo Comunque rispetto ai primi giorni, diciamo Sindaco, rispetto ai primi giorni, no? Le persone insomma hanno capito sicuramente di più Sì, escono di rispetto, meno, ecco. però non va abbassata la guardia. A questo fine abbiamo anche fatto una convenzione con le guardie ambientali per utilizzarle come sentinelle d'allarme durante tutto l'arco della giornata affinché avvertano le forze dell'ordine per intervenire laddove ci sono situazioni di irregolarità o di assembramenti. Però al di là di questo io confido sempre e comunque nel senso di responsabilità degli ortani e sono sicuro che così continuando usciremo bene da questa situazione che ci sta facendo soffrire, ma credo che sia anche una prova collettiva che forse ci darà la spinta per avere una bellissima ripresa nel futuro. Grazie. Continuiamo con il notiziario. In settimana è stata onorata la memoria delle persone scomparse a causa dell'epidemia, un'iniziativa che si è svolta in tutta Italia. Vediamo queste brevi immagini. Ai malati che lottano, agli operatori sanitari che si sacrificano per noi, alle famiglie raccolte nel pianto e soprattutto a tutti coloro che adesso sono in cielo, diciamo che il cuore di Orte è per loro.
La Lega Orte, attraverso una nota, formula i migliori auguri di una pronta e completa guarigione ai cittadini orthani colpiti da coronavirus e nel contempo chiede all'amministrazione di valutare l'opportunità di fornire mascherine e gel disinfettanti igienizzanti alla cittadinanza per proteggere le fasce più deboli della popolazione, come malati oncologici, anziani, famiglie con disabili. La Lega si dice fiduciosa dell'accoglimento della proposta affinché queste categorie di persone vengano tutelate ed invita ancora una volta i cittadini a stare in casa. La Settimana Santa quest'anno, nei suoi consueti modi, non si farà. O meglio, i fedeli non potranno partecipare alle maggiori celebrazioni visti i decreti del Presidente del Consiglio e della CEI. Tuttavia, i cittadini ortani potranno seguire tutto il programma previsto attraverso la nostra emittente. La parrocchia, le confraternite e Teleorte hanno organizzato una programmazione per far vivere gli eventi e i riti quanto più possibile. Vediamo allora il dettaglio del programma. Lunedì 6 aprile alle ore 21 l'appuntamento con la catechesi. Martedì 7 aprile, sempre alle ore 21, il messaggio del Vescovo diocesano Sua Eccellenza Monsignor Mano Rossi. Mercoledì 8 aprile, ancora alle ore 21, si percorre la Via Crucis. Giovedì Santo, invece, trasmetteremo in diretta la messa in cena Domini alle ore 18, cui seguirà l'adorazione eucaristica sino alle ore 21. Quando sarà il momento della preghiera del confratello. Il Venerdì Santo, giorno speciale per gli ortani, è prevista una ricca programmazione. Alle ore 15 in diretta trasmetteremo l'adorazione della croce. Al termine della cerimonia prendono il via molteplici documenti filmati. Potremo scoprire i luoghi della Passione e Risurrezione di Cristo, rivedere le trasmissioni delle reti nazionali che hanno parlato della processione del Cristo morto di Orte ed altro ancora. Alle ore 21 Teleorte trasmetterà una versione della processione mai andata in onda, della durata di 1 ora e mezza. Sabato Santo alle ore 23, diretta per la veglia pasquale e domenica di Pasqua, sempre in diretta, la Santa Messa delle ore 11:30. Abbiamo incontrato Don Maurizio Medici e Roberto Rondelli, rettore delle confraternite di Orte, che ci dicono qualcosa in più su questo programma. È strano in questa settimana vedere il museo così, perché di solito già è predisposto per la processione del Venerdì Santo, che è quasi al termine della settimana santa, una settimana santa diversa quest'anno da tutte le altre. C'è Don Maurizio Medici, parroco di Orte e assistente delle confraternite, e Rondelli Roberto, che è il rettore delle confraternite. Una settimana santa diversa, che si adegua alle disposizioni del governo per cercare di contenere questa epidemia. Don Maurizio, fa effetto, fa strano vivere una settimana santa così, no? Sì, fa molto strano. Fa strano, ma ci siamo arrivati già dopo un mese praticamente di quarantena, quindi in qualche modo ci siamo adattati anche a questo clima. Siamo abituati a pregare dalle nostre case, ci siamo abituati a seguire attraverso i mezzi di comunicazione i momenti di preghiera e purtroppo non lo so se ci siamo abituati a non poter ricevere i sacramenti. Questo è un grande dolore per molti, molti cristiani, molti fedeli. Questa Settimana Santa però è un punto particolare perché la Settimana Santa è il culmine di tante celebrazioni, è l'attesa di tanti cammini, quindi fare a meno di certi momenti sicuramente è qualcosa che dispiace e dispiace molto. Ecco, quindi gli appuntamenti saranno fatti tutti attraverso Teleorte, che si è resa disponibile a dare questo servizio a tutti i cittadini. Si inizierà già da lunedì con la catechesi, poi ci sarà il messaggio del Vescovo il martedì, Via Crucis, e poi si entra nel cuore delle celebrazioni che saranno trasmesse in diretta. Quindi possiamo confermarlo questo. Sì, potremo seguire tutte le celebrazioni, a parte alcuni momenti che abbiamo già preparato, come quelli della catechesi del lunedì sera e della piccola catechesi saluto del Vescovo che sarebbe venuto qui a farla dal vivo il martedì santo, ci ha mandato comunque il suo contributo. Non potremo andare tutti insieme alla Trinità e faremo un momento di
Via Crucis dall'interno della cattedrale. Poi gli altri momenti li vivremo all'interno della chiesa di Santa Croce attraverso il servizio ancora di Teleradio Orte, che ringraziamo perché ci fa entrare in tante case e permette a tante persone di poter seguire questi momenti. Quindi ricordo, ci sarà giovedì la celebrazione in Cena Domini con la lavanda dei piedi, venerdì la celebrazione della Passione del Signore, sabato santo la sera la veglia pasquale e poi domenica la messa di risurrezione. Gli orari poi verranno meglio comunicati. Roberto Rondelli, la processione non si fa dal tempo di guerra, che non si faceva. Quest'anno c'è un nemico ben più pericoloso perché è invisibile, però insomma le confraternite hanno voluto essere sempre presenti con gli appuntamenti che sono di loro natura in questa settimana. Devo dire che noi fino all'ultimo abbiamo sperato in un rallentamento di queste costrizioni governative per cercare almeno di fare qualcosa. L'idea era quella di eventualmente di portare la bara e la Madonna sul piazzale qui di Sant'Agostino, in modo che i fedeli potevano venire e adorare nel giusto modo. Invece ecco, il governo ha deciso di prorogare tassativamente la possibilità di uscire dalle nostre case, e anche il Vescovo ha emanato un preciso indirizzo e quindi la processione ufficialmente ormai non si fa, come d'altronde non si faranno in tutte le parti d'Italia. Però noi vogliamo vivere questo momento, lo vogliamo vivere, e l'invito poi saranno i rettori delle singole confraternite che lo porteranno a conoscenza dei propri iscritti, dei propri confratelli. Lo vogliamo vivere perché noi lanciamo questa idea, cioè la sera della processione ogni confratello, stando a casa, nel momento in cui pregherà il Signore come ha fatto tutti gli anni in processione, si metta e indossi un qualche cosa che lo caratterizzi. Potrebbe essere direttamente il saio completo, potrebbe essere soltanto il cappuccio, potrebbe essere il cordone, comunque qualche cosa che in quel momento il confratello sa che, pur stando a casa, in quel modo sta pregando il Signore, comunque lui è presente come confratello. Se questo lo facciamo tutti quanti, dobbiamo essere anche soddisfatti, anche se per la prima volta, diciamo così, dal dopoguerra la processione quest'anno non esce Orte. Sì, ecco, un momento che sarà poi accompagnato dalle immagini di Tele Orte, che quest'anno proporrà una processione molto lunga, 1:30 di durata il documento, quindi tutti avranno modo di trovare tempo per dedicarsi almeno per qualche minuto alla meditazione personale. Un'ultima domanda che è un po' anche, io la definisco una stupidaggine, però c'è chi ci crede. Stanno girando delle cose molto sciocche, molto assurde, che la bara viene portata via per chissà quale strano motivo. Credo che vada smentita questa cosa, perché è assolutamente impossibile, sono soltanto chiacchiere di chi vuole divertirsi, magari in un momento che è veramente di divertente a ben poco. Scherzare su queste cose in questo momento poi mi sembra una cosa assurda. Devo dire che alcune voci che sono emerse sono uscite il 1° aprile, quindi è come se fossero dei pesci d'aprile. Altre notizie invece sono notizie in realtà vere, perché riportate anche da Avvenire, anche da Famiglia Cristiana, la rivista della CEI, è quella di rinviare alla data del 14 settembre proprio le processioni del Cristo morto. Adesso vedremo, poi le deve autorizzare il Vescovo della Diocesi. No, a me mi sembra un po' un'assurdità, nel senso che noi, ma adesso a parte il palio, noi siamo attaccati al Cristo morto, però il Cristo risorge, quindi il 14 settembre andare in giro con la bara incappucciati mi sembra una cosa un po' fuori, però potremmo prendere altre iniziative. Noi abbiamo il crocefisso qui ligneo bellissimo, che esce ogni 25 anni, potrebbe essere un'occasione quello per fare il 14 settembre eventualmente una processione col crocefisso, proprio per ringraziare il Signore della fine dell'epidemia.
E qui però ancora stiamo in questa, mi sembra tutte cose insomma premature da parlarne. Vi ricordo inoltre che anche ad Orte Scalo Don Jean e Don Carlos trasmetteranno in streaming le varie celebrazioni. E vi ricordo che domenica alle ore 11.30, sempre dalla Basilica di Santa Maria Assunta e poi in replica alle ore 18, trasmetteremo la Santa Messa. Ed ora colleghiamoci con la redazione del Trebimeteo per scoprire le previsioni meteorologiche. Settimana di Pasqua che vedrà un super anticiclone interessare gran parte dell'Italia. Possiamo notare come i suoi massimi saranno proprio sugli stati centrali del vecchio continente, ma interesserà anche l'Italia, quindi questa palla anticiclonica favorirà temperature primaverili da nord a sud. Solo le estreme regioni meridionali, quindi la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, vedranno un po' di variabilità di intanto isolatissimi piovaschi sull'Appennino meridionale, perché sarà molto vicina proprio sulla Grecia e la Turchia un'ampia zona di bassa pressione alimentata ancora d'aria un po' fredda. Quindi le temperature un po' più contenute tra basso Adriatico e versante ionico, altrove invece Campania, regioni tirreniche, ma anche il nord, valori che andranno oltre i 20 gradi con la nuova settimana, ovviamente durante le ore centrali del giorno. Seguite i nostri aggiornamenti sul sito web. Abbiamo ascoltato le previsioni meteorologiche, io vi lascio con l'appuntamento Parole di Vita, a seguire Fatti e Commenti, vi auguro una buona Domenica delle Palme e ci vediamo come sempre alla prossima edizione, la prossima settimana. Arrivederci. Oggi celebriamo la Domenica delle Palme e della Passione del nostro Signore Gesù. Ascoltiamo la pagina del Vangelo. In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli».
allora rimise in libertà Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti sul luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli dettero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirando la sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Ci sarebbe molto da dire, cari fratelli e sorelle, in questa domenica in avvicinanza alla settimana che apre la settimana santa, settimana in cui la Chiesa cammina, cioè compie gli ultimi passi del suo pellegrinaggio verso la celebrazione del grande mistero della nostra salvezza, la grande settimana, la settimana solenne, la settimana santa. E in questa settimana spezzeremo nella liturgia il Vangelo, anzi tutta la liturgia di questa domenica delle palme. Delle palme perché l'abbiamo vissuto, la processione, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, quando venne accolto dalle folle che stendevano i drappi, tutto quanto, e lui su un asino che entrava gloriosamente, l'abbiamo sentito fuori prima della processione. E poi la passione, perché il lungo Vangelo che abbiamo meditato dipinge un po' tutta la trama e drammatica della passione, morte di Cristo, la condanna e tutte le tappe che solito meditiamo nella Via Crucis. Infatti questa domenica è la domenica della Via Crucis, vera e propria, di Cristo. Cosa ritenere dal Vangelo se non aprire i nostri cuori, aprire la nostra vita, la vita della Chiesa, la vita delle famiglie, delle nostre comunità,
a questa grande settimana segnata da tristezza, da tradimenti, da angoscia, come Gesù nell'orto del Getsemane, abbandonato dai suoi. E sicuramente è l'opportunità per noi ricordare quei momenti in cui ci siamo trovati anche noi, isolati, lasciati da soli, traditi dagli amici, parenti. L'aveva detto già Gesù, perché l'ha vissuto. Anche noi, qualche volta, ne facciamo l'esperienza. Ora, ascoltando questo Vangelo, sicuramente ci dà l'opportunità di pensarci. Ma più, ancora di più, pensare ad ogni volta in cui anche noi abbiamo tradito. Anche noi, amici, parenti, vicini, li abbiamo traditi. Li abbiamo venduti per poco niente, perché Giuda ha tradito il maestro, l'ha venduto per poco niente, e sicuramente anche noi facciamo lo stesso, direi anche peggio, per poco niente. Ma vendere o tradire non solo con i soldi, ma con la fiducia, la parola data, poi tradita. E questo è il tradimento, e ne facciamo la spesa, e facciamo fare la spesa agli altri. E sicuramente questo Vangelo, questa domenica e tutta la settimana santa, poi vedremo il Venerdì Santo, che ripeteremo lo stesso Vangelo, il dramma del tradimento, il dramma dell'abbandono, quando lo stesso Gesù si sente abbandonato addirittura dal Padre, da poter gridare: Signore, Signore, perché mi hai abbandonato? Domenica della passione di Cristo è la domenica dell'abbandono nelle mani di Dio, perché spirando Gesù ha detto: ora consegno nelle tue mani il mio spirito. Lui ha perdonato ai suoi aguzzini, ha perdonato a quelli che l'hanno tradito. Imitiamo il nostro Signore, entriamo in questa settimana santa sempre con cuore aperto, attenti, occhi aperti alle necessità dei vicini, alle necessità, marito per moglie, viceversa, genitori per figli, viceversa, pastori per gregge, viceversa, in modo che il Signore ci sostenga nel momento della debolezza, e che questo suo sangue, l'abbiamo sentito, ecco, possa salvare la nostra umanità, il nostro paese, il mondo intero, soprattutto, e non se lo dirà mai abbastanza, in questo periodo in cui viviamo la tragedia del virus che sta girando per il mondo. Ora, ecco, ci prepariamo a celebrare con tanta solennità la veglia pasquale e la Pasqua di risurrezione del nostro Signore la domenica prossima.